un'esistenza virtuale, vissuta in una stanza, una sindrome che prende il nome di Hikikomori, di cui sarebbero affetti solo in Italia 50.000 ragazzi, in prevalenza adolescenti, fra i 15 e i 17 anni. Una fuga dalla realtà, una drammatica clausura che ha ispirato tre giovani iscritti all'indirizzo arti figurative del liceo artistico Sabatini Menna, che hanno realizzato l'opera scultorea Catharsis in occasione della partecipazione al concorso nazionale della Biennale dei Licei Artistici. Quest'opera nasce dall'esigenza di voler rappresentare un problema che fa parte della società, però è molto nascosto. Infatti quest'opera racconta degli Hikikomori, che sono questo gruppo di persone che si estranea dalla società perché la società impone delle regole molto rigide, oppure non se ne sentono parte, e quindi si estraniano e si isolano all'interno delle loro abitazioni per mesi, oppure alcuni non riescono a uscire da questa situazione e quindi si isolano completamente dal mondo. Un'opera che ha una genesi particolare che la rende ancora più unica e rappresentativa, come ha ricordato il dirigente scolastico Renata Florimonte. Non a caso il titolo della tavola rotonda è Melanconia e creatività. Perché? Perché le studentesse hanno chiesto ai loro compagni, ai compagni di tutto l'istituto, di far dono poi di un pezzetto della loro coperta rifugio con cui hanno coperto proprio l'opera Catharsis. E questo rappresenta la consapevolezza del potere liberatorio e catartico che l'arte sa esercitare, un gesto quindi simbolico e collettivo attraverso l'arte per superare le paure, le insicurezze e affrontare insieme il mondo e la società, non in maniera virtuale ma reale. Melanconia e creatività nelle giovani generazioni, il titolo dell'incontro che ha approfondito anche il ruolo catartico e a volte terapeutico delle realizzazioni artistiche, con la critica d'arte Cristina Tafuri. L'arte non è solo catarsi e terapia e a volte anche rivoluzione. L'arte è non solo meditativa, catartica, riflessiva, ma io penso che uno dei compiti degli artisti, l'artista è un catalizzatore, l'artista è colui che prima degli altri sente, annusa quali sono i problemi della società ed a volte proprio va avanti. E andando avanti che cosa trova? Si trova davanti ad un abisso, e questo abisso lo deve superare proprio attraverso il fare, proprio attraverso l'arte, che è una sorta di riflessione, meditazione, cura probabilmente, la cura dell'arte. All'incontro ha preso parte anche la dottoressa Rosa Maria Zampetti, dirigente responsabile del Dipartimento di Promozione della Salute dell'ASL di Salerno. Operare attraverso l'arte, perché è un percorso psicodinamico, è un momento di autoconsapevolezza del nostro stare. Ovviamente abbiamo bisogno anche di percorsi un po' più strutturati, quello di cercare aiuto, ecco, sicuramente attraverso persone specializzate che possono aiutare sia i genitori in particolare a gestire questi momenti di difficoltà che si trovano all'interno della loro famiglia. Quindi è importante chiedere aiuto, ecco, anche da parte dei genitori, e fare in modo che anche i propri figli possano trovare in persone specializzate un sostegno per uscire fuori da questo momento di isolamento.